La season 3 è stata rivelata e per la nuova stagione andrò a regalare ai miei iscritti il nuovo pass battaglia della season 3. Quindi lascio un like adesso se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia della season 3 di Fortnite. Sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti, che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 3. Se anche tu avrai la possibilità di vincere un regalo è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se lo utilizzi mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. La season 3 del capitolo 3 di Fortnite si sta avvicinando ed infatti all'interno di questo video andremo a dare un primissimo sguardo al pass battaglia e alle nuove skin della season 3 capitolo 3 di Fortnite. Partiamo subito e come già detto in precedenza all'interno di questo video andremo a dare un primissimo sguardo al nuovo pass battaglia alle nuove skin della season 3 capitolo 3 di Fortnite, questa nuovissima season che si sta avvicinando sempre di più e che il 3 di giugno sarà finalmente rilasciata. Partiamo subitissimo andando a vedere queste primissime informazioni su queste nuove skin. Ovviamente le skin che adesso andremo a vedere sono quasi confermate del tutto e alcune di queste le vedremo probabilmente nel pass battaglia come skin segreta del prossimo pass e altre di queste potrebbero arrivare semplicemente all'interno del negozio oggetti della prossima season, magari come skin in collaborazione. Partiamo subitissimo dalla primissima skin e di questa ne stiamo già parlando da un po' di tempo e la skin in questione è proprio quella di Darth Vader. Infatti questo personaggio che è legato al mondo di Star Wars arriverà all'interno di Fortnite nella prossima stagione. Il tutto ciò si è stato proprio confermato dallo youtuber Tabor Hill che ogni season ci dà sempre informazioni in anteprima sulla nuova stagione che sta per arrivare, quindi comunque questa informazione è molto affidabile visto che questo youtuber Tabor Hill riceve delle informazioni da parte di Epic. Quindi Darth Vader arriverà all'interno di Fortnite e come ci va proprio a scrivere questo youtuber, questo personaggio sarà anche un boss in mappa, quindi farà sia parte del pass battaglia, ancora non sappiamo se sarà magari la skin segreta del prossimo pass oppure magari la skin livello 1 e livello 100, ma sa di fatto che Darth Vader arriverà nella prossima season e oltre a questo sarà anche un boss in mappa. Fatemi sapere cosa ne pensate ed ecco qui diciamo un'immagine concept su come potrebbe essere la sua pagina del pass battaglia. Quindi riceveremo sicuramente una sua emote, un suo piccone che magari potrebbe essere anche la spada laser e poi anche una copertura e tutto quanto il suo set. Fatemi sapere cosa ne pensate e se a voi piace questo personaggio e comunque la prossima stagione, anche se arriverà Darth Vader, non sarà in collaborazione con Star Wars, perché il tema della prossima season sarà totalmente diverso. Verrà solamente introdotta una skin di Star Wars, in questo caso Darth Vader, come skin in collaborazione nel pass battaglia. Però il tema della prossima stagione non sarà tema Star Wars come fu ad esempio la season 4 del capitolo 2 che fu proprio tutta quanta a tema Marvel. Quindi per chi odia le season in collaborazione può stare tranquillo perché la prossima stagione non sarà una collaborazione con Star Wars. Oltre a questa skin di Darth Vader che arriverà all'interno del prossimo pass battaglia e anche come boss in mappa, un'altra skin, questa volta legata al mondo della Marvel, anch'essa potrebbe arrivare o nel pass battaglia oppure nel negozio oggetti della prossima stagione. Questa skin già se ne parlava in questa season visto che suo zio, che è proprio Prowler, è arrivato nel pass battaglia e la skin in questione è proprio Miles Morales. Infatti da molto tempo si parla dell'arrivo di Miles Morales all'interno di Fortnite, già si parlava nella prima season di questo capitolo 3 e anche in questa season visto che è arrivato Prowler nel pass battaglia, ma è molto più probabile che Miles Morales arriverà prossima season, magari o nel pass battaglia anch'essa o nel primo livello, nei 100 livelli o anche come skin segreta, oppure potrebbe arrivare all'interno dell'item shop della prossima season. Quindi ovviamente insieme a Miles Morales avremo anche una sua possibile emote e tutto quanto il suo set. Fatemi sapere cosa ne pensate perché appunto Epic sta lavorando a questo personaggio, a questa skin da moltissimo tempo, però ancora non l'ha andata ad aggiungere all'interno di Fortnite, quindi è probabile che prossima season sia il momento giusto o magari l'aggiungerà già dalla fine di questa stagione visto che manca ancora un aggiornamento al termine della season.
Prima di continuare andiamo a ringraziare ben tre persone che mi hanno mandato la foto taggato su Instagram mentre ad inserito shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste tre persone che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video o all'interno di Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora ai tre ragazzi di oggi. Andando avanti, nelle scorse settimane abbiamo anche ricevuto moltissimi leaks su nuove skin in collaborazione che vedremo prossima stagione, e una di queste potrebbe essere la collaborazione tra Fortnite e Griffin. Infatti appunto Fortnite per errore ha mostrato alcune cartelle denominate capitolo 3 season 3, e in queste cartelle potevamo leggere un sacco di nomi che probabilmente saranno collaborazioni in arrivo nella prossima season. Ad esempio potevamo leggere una collaborazione con i Griffin, quindi probabilmente i Griffin arriveranno all'interno di Fortnite, non penso nel pass ma bensì nel negozio oggetti, e verrà aggiunta magari questa skin. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ma oltre alla skin dei Griffin avremo anche altre collaborazioni, come ad esempio la collaborazione con Doom. Infatti anche di questa collab se ne parla da moltissimo tempo, e probabilmente la prossima stagione è il momento giusto in cui Fortnite andrà ad introdurre questa nuova skin che vedete in questo momento a schermo. Un'altra collaborazione che arriverà nella prossima stagione, questa qui nel negozio oggetti probabilmente, sarà proprio quella tra Fortnite e Indiana Jones. Infatti Tabor Hill sempre ci ha dato questa informazione e si sta lavorando da molto tempo a questa collab tra Fortnite e Indiana Jones, che vedrà arrivare il protagonista all'interno di Fortnite. Come già detto, dovrebbe arrivare nel negozio oggetti. Come solito fare da Epic, negli scorsi giorni è stato anche rilasciato un sondaggio di nuove skin che arriveranno in futuro e probabilmente anche in uno dei prossimi pass, e le skin le potete vedere in questo momento a schermo. Come vi dico da tantissimo tempo, la Epic sta rilasciando ogni tot mesi questi sondaggi di skin, che alla fine sono semplicemente concept che poi la Epic aggiungerà prima o poi in gioco. Ed infatti già nello scorso pass sono state introdotte molte skin presenti in questi sondaggi, ed è probabile che anche prossima stagione o nelle prossime season le skin che vedete in questo momento in questo sondaggio arriveranno o nel pass o nello shop. Quindi magari vedremo arrivare una di queste tante skin nel prossimo pass, e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, visto che prima o poi queste skin presenti in questi sondaggi che la Epic manda arriveranno all'interno del gioco. Poi alcune di queste potrebbero anche essere scartate, ma la maggior parte le vedremo prima o poi nel futuro all'interno di Fortnite. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo primissimo sguardo alle nuove skin del prossimo pass battaglia. Come già detto, le più probabili sono proprio quella di Darth Vader, che dovrebbe essere quasi confermata al 100%, e Miles Morales, che dovrebbe arrivare o nel termine di questa season 2 tramite il prossimo aggiornamento, o direttamente nel prossimo pass battaglia o nello shop della season 3. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni sul pass battaglia della season 3 capitolo 3 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live.